Parliamo di Stewart Copeland, Stewart Copeland è stato il batterista dei Police, noto per la sua potenza, brillantezza ed esplosività sulla batteria. Ha scritto capolavori incredibili con i Police, sperimentando un sacco di generi all'interno di una canzone stessa, passando dal rock al punk alla new wave fino a finire al reggae. Ma la cosa bella di Stewart Copeland è che ha anche saputo inventare sulla batteria dei suoni particolarissimi che poi sono diventati specifici nel suo drumming. Infatti è riconoscibilissimo all'interno delle sue canzoni Stewart, soprattutto anche per aver utilizzato delay, eco e riverberi sulla batteria, un'innovazione super all'epoca per i batteristi. Inserito anche nella top 10 dei 100 migliori batteristi di tutti i tempi secondo la rivista Rolling Stone. Cerca sempre di non essere ripetitivo nel suono e di inserire sempre qualcosa di diverso all'interno del beat. Come sfumature sul charleston, ti faccio alcuni esempi per farti capire meglio. Il drumming di Stewart non è solo da ruolo di batterista, il suo modo di vedere la batteria è quello di entrare nelle canzoni e di essere soprattutto presente, di fare saltare sì gli strumenti e la voce all'interno della canzone, ma di fare saltare anche la batteria stessa. Come per esempio in Roxanne, il charleston enfatizza appunto la chitarra di Andy Summer, ma poi quando entra il basso di Sting, lui enfatizza ancora di più l'entrata del basso aggiungendo rullante e cassa. Quindi allo stesso tempo stai saltando sì la canzone, ma lui quando entra ti fa dire oddio, ma cosa sta combinando? Ma poi va proprio ad esaltare la canzone. È stato anche un innovatore sulla batteria, come ti ho detto prima, riverbero, eco, delay. È una canzone che ti fa capire proprio quello che sto dicendo, è Walking on the Moon. Walking on the Moon sembra proprio di essere con Armstrong sulla luna. E pensate che sono sensazioni che dovrebbe dare, che so, una tastiera. Invece Copeland è riuscito a dartela sulla batteria, artista fenomenale. Next to You è un altro esempio del tipo di batteria che intendeva Stewart Copeland, infatti è dall'inizio alla fine un martello. Subito dopo, nello stesso disco, c'è So Lonely, una canzone che all'inizio sembra una ballata, poi a un certo punto sul ritornello cavalca e il pezzo si trasforma in un pezzo rock punk fenomenale. La cosa bella di Stewart Copeland è che è riuscito a farti capire che cosa tu stai ascoltando. Ti fa capire che questo è l'intro, questo è il pre-ritornello, questo è il ritornello, questo è lo special, come suonando anche generi diversi all'interno di una canzone stessa. Ti faccio un altro esempio. Message in the Bottle è un pezzo che ti fa capire questo vero mix che la band, ma anche il batterista Stewart Copeland, davano. Per esempio, il pre-ritornello sembra un pezzo appunto post-punk, invece nel ritornello stesso la canzone diventa un pezzo reggae. Ma poi, chi si sognerebbe mai di far diventare una canzone, soprattutto sul ritornello, un pezzo reggae? E pensate che Message in the Bottle è una delle canzoni più ascoltate di tutti i tempi, cioè ragazzi, di che cosa stiamo parlando? Capolavori incredibili, cioè inventiva, voglia di fare, modi di fare, che erano veramente sopra ogni livello in quel periodo nei Police. Numeri 1. Un altro pezzo incredibile che ti consiglio è Du 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 Da Da Da. Ti fa capire proprio come ogni parte della batteria faccia cambiare tono al pezzo, dando appunto dinamicità. C'è
cioè ti, proprio ti fa capire che cosa sta succedendo nella canzone. Oppure un ultimo esempio che ti voglio fare, proprio che ti fa capire come lui volesse esaltare un pezzo, tipo Every Breath You Take, una ballata. È un pezzo dove il portamento è un semplice 4 quarti da ballata. In quel momento doveva far esaltare tutti gli altri, lui è stato dietro e quel pezzo è un capolavoro incredibile, non solo dei Police ma proprio della storia della musica. Stuart Copeland è un insieme di senso del tempo, ha uno stile sempre definito. Già dai primi colpi capisci chi sta suonando. Fa uscire la sua vena artistica mixando tutto quello che ha in corpo, senza parlare dei feel, sempre azzeccati e anche se tantissimi non è mai ripetitivo. Lui nei pezzi dei Police non ha mai stancato ed è proprio questa è stata la forza di Stuart, tanto che l'ha fatto diventare appunto uno dei migliori batteristi di tutti i tempi. Spero che questo piccolo video su Stuart Copeland ti sia piaciuto, lasciami un like qui sotto intanto c'è una playlist di Spotify che ho fatto apposta per questo video dove ci sono tutte le canzoni che a me piacciono dei Police. Scrivimi qui sotto quale secondo te è una delle canzoni più belle che i Police hanno fatto, così intavoliamo anche una discussione. Se sei capitato per puro caso ti chiedo di iscriverti al mio canale e di attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato su tutti i miei video, lasciami un like, questo video è finito e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!